Ciao ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video di Arrivi AliExpress. Ci sono alcune cosette carine che mi sono arrivate, cosette per la casa, per la cucina e non solo. E in particolare un paio di cose ve le voglio suggerire. Una, ecco, in particolare. Inizio subito così stringiamo un po' i tempi. Allora, ho acquistato questi pirottini in silicone rettangolari, sono 12 colori pastello, molto carini, perché li ho cercati qua, sinceramente non li ho trovati, trovo solo i classici pirottini rotondi, ma siccome ho, perché poi questi i pirottini vado a inserirli nelle teglie apposta, quelle con i cerchi per i muffin, ma ho anche due teglie con le forme rettangolari, non riuscivo a trovare i pirottini. E li ho trovati su AliExpress, dove si può trovare dal lago al carro armato, e non sto scherzando. Allora, appunto, sono 4 di questo bel verde acqua, 4 lilla, 4 rosa e 4 violetto, così. Proprio colorini molto graziosi, molto primaverili, ecco, questi. Poi ho preso, avevo già acquistato una spazzola di questo genere, mi sono trovata veramente bene perché spiegava nella descrizione che non solo districa, pettina e districa i capelli, ma li liscia un pochino, toglie un po' il crespo, ed è vero, ne avevo presa una nera, adesso vi mostro questa, ne ho presa una rosa adesso, così la tengo anche nel secondo bagnetto. Appena riesco ad aprire, ecco qui, questa, vedete, ha questa forma particolare curvata e ha queste setole che sembrano abbastanza dure. In realtà pettinano davvero molto bene, specialmente i capelli di Alice, che ne ha tantissimi. Giocando, lei chiaramente non riesce a tenere ferma una bambina di 6 anni, si formano tanti nodi e con questi si sciolgono veramente bene con questa spazzola, impugnatura ergonomica. Questa forma qui deve essere che la rende così, così utile per spazzolare i capelli. Quindi questa è la seconda che acquisto. Poi vabbè, questo è uno sfizio. Mi è successo che sono i laser, quelli che si usano per far giocare i cagnolini e i gattini, puntati per terra, si muovono, sembrano dei topolini che corrono. L'avevo già due, purtroppo uno mi si è rotto perché mi è caduto in terra e ci sono passata sopra senza accorgermi, l'ho schiacciato. Eccolo qua. Sono questi così, ecco, bisogna togliere, è piccolino piccolino, vedete, io l'ho agganciato il secondo che avevo al portachiavi, vediamo, perché nell'altro c'erano anche le pile, ecco, va tolto questa specie di pietrina piccolina che c'è sopra il vano pile, poi si riavvita. E dovrebbe funzionare. Che figura se non funziona. Mi è piaciuto perché ha due funzionalità. Adesso lo richiudo per bene. Una, ecco, fa una luce chiara, vedete, col tastino sotto, e col tastino sopra invece fa il puntatore laser. Una robina divertente, una sciocchezza. Però ecco, alla Kira piace tanto giocare con questo perché fa delle corse pazzesche. E uno l'ho tenuto, appunto, l'altro, uno si è rotto, l'altro l'ho agganciato al portachiavi perché è più che altro per la luce, non per il laser, ma per la piccola luce, anche tornando di sera per illuminare il foro della chiave, la serratura, il foro della chiave, la serratura del cancello per entrare, si vede bene. Poi ho preso queste pinze, allora, di aprire. Queste pinze che
Non sono per dei peli giganti, ma sono pinze per la cucina. Allora, io ne avevo già un paio per girare la carne o le verdure alla griglia, anche sono molto utili per non scottarsi. Le verdure alla piastra o la carne alla piastra, alla griglia. Ne avevo già una in silicone, tra l'altro di Tupperware, che è costata una cifra, ma si è rovinata abbastanza velocemente sulle punte, probabilmente a contatto col calore molto forte della carne alla brace. Si è rovinata un po', non mi piace che si vedano queste specie di spelature in cima. Questa è di acciaio, quindi penso che duri un pochino di più. Adesso dove ho messo il c'era il gancino per tenerla chiusa. Vabbè, lo cerco dopo, è qui per forza, qua sul tavolo. E poi ho ricomprato, perché non voglio rischiare di restare senza, questi panni per tipo panno spugna per la cucina, ma anche per fare le pulizie. Io li trovo fantastici. Puliscono molto bene, si possono lavare in lavatrice. Puliscono bene anche senza usare un prodotto detergente, e quindi ne ho ricomprati altri. Questi sono sempre 5, sì. Vedete, hanno questa trama tipo a nido d'ape, non so come spiegare. Vedete? Che probabilmente fa in modo di riuscire a catturare bene lo sporco. Mi piacciono tantissimo, ne ho presi 5. Poi ho visto che ce n'erano anche di un altro tipo e ne ho presi anche, questi sono 4 o 5. 5 anche questi. Questi invece sono più di spugna. Panni per la pulizia. Vediamo un po' come sono un po' più grandi, però mi dà l'idea che siano meglio ancora gli altri, però proviamoli, magari invece funzionano molto bene anche questi. Ripeto, questi in particolare io mi ci trovo non bene di più, sono veramente ottimi sia per fare le pulizie che per pulire il lavandino. Io penso, siccome li ha presi anche mia figlia, mi ha detto che funzionano benissimo anche sull'acciaio. Io non ho l'acciaio in cucina, ho il gres porcellanato e anche lì funzionano benissimo, sono davvero perfetti. Io mi ci trovo davvero molto bene. Magari vi lascerò il link nell'info box. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!